dualismo che caratterizza da sempre l'arte di Fiorenzo Mascagna, la continua ricerca di un equilibrio che riesce a raggiungere in maniera armonica nelle sue opere. Un dualismo che riscontriamo anche nell'uso raffinato che l'artista ha con due materie, la pietra e il legno, ed è proprio attraverso il surrazionale che la sua arte incontra tecniche e materiali differenti, ponendosi come obiettivo quello di ottenere una conciliazione tra gli opposti. Abbiamo incontrato Fiorenzo Mascagna in occasione della sua mostra a Roma, Assonanze Parallele, la prima personale di estetica surrazionale frutto di un percorso lungo 30 anni. Assonanze Parallele è la tua prima personale che raccoglie opere di 30 anni della tua carriera. Qual è stato il tuo percorso di crescita, il tuo percorso formativo? Ma il mio percorso formativo è stato molto coerente poi alla fine. Io pensavo di non avere un percorso coerente, invece è stato molto coerente perché posso dire di aver fatto l'istituto d'arte, posso dire di aver fatto l'accademia con profitto, di aver avuto bravi maestri. Sono stato allievo di Michelangelo Conte, quindi a sua volta allievo di Prampolini. Per chi non conosce Conte, sicuramente Prampolini lo conoscono, quindi un futurista importante. E il percorso è stato, sì, originale in questo senso, che io in accademia scelsi di fare un piano di studi totalmente teorico, perché forse allora volevo soltanto insegnare, non lo so, o comunque avevo percepito che la scuola non poteva darmi tutto in questo senso. E allora mi sono preoccupato di frequentare due scuole contemporaneamente, che era l'accademia per quanto riguardava la teoria e i laboratori degli artigiani per quanto riguardava la pratica. Perché meglio di loro nessuno sa come si usa la pietra, il legno e il ferro. E questo è stato un po' il percorso. Chiaramente insieme a questo percorso ho cercato di proteggermi culturalmente, studiando poi quello che ho insegnato in accademia, insomma, e sono stato chiamato a farlo, quindi piccola soddisfazione, neanche mai fatto domanda di insegnamento, mi hanno chiamato ad insegnare teoria della percezione, psicologia della forma, una gran bella responsabilità, visto che questa è la materia che insegnò Klee al Bauhaus. Come nascono le tue opere? Un grande lavoro di preparazione, no? Sì, le mie opere, innanzitutto ci tengo a dire che siccome questa linea estetica del surrazionale viene, dipende da una filosofia, da un filosofo francese, Gaston Bachelard, e lui all'epoca, intorno agli anni 30, fece una critica ferrata al positivismo e anche a questa sorta di esistenzialismo che comunque c'era, dicendo che forse serve un atteggiamento epistemologico, cioè guardare il pensiero attraverso il farsi anche dell'idea di scienza. Quindi il punto di partenza dei miei lavori non è l'idea, ma la sedimentazione culturale di cose vissute attraverso il tempo. Quindi sul pannello, dentro la scultura, ci finiscono in realtà cose che uno ha già dentro, che vive quotidianamente e che ha maturato nel corso degli anni. C'è un lavoro di creazione, di studio dietro o si realizzano mentre le stai creando? Allora, hanno le mie opere un passaggio per me necessario, che è quello delle sagome di cartone. Ovviamente non sono mai disegni così definiti, perché mi è stato insegnato in accademia da Michelangelo Conte che lo scultore usa la matita in modo diverso da quello del pittore, la impugna e traccia dei segni più possibili a carbone, che sono segni, insomma, che non hanno prevalentemente un grande significato, se non quello di sfondamento, di far capire quanto entrare dentro o fuori. Quindi è un disegno funzionale, sono sagome di cartone, vengono ritagliate e poi da lì si comincia a ragionare. Però diciamo, e sopra ci finiscono per sedimentazione i percorsi di una vita intera, non è l'idea a decidere, ma ci finisce sopra quello che uno ha vissuto, cioè vissuto in termini proprio di percorso, di vita, e voglio che sia così, che armonicamente ci finisca dentro il mio lavoro l'esistenza mia, non soltanto la mia, quella di tutti. Quando la gente dice: ma cos'è? Perché non tutti sanno cos'è come materia, no? Perché questo non sembra legno, in realtà è legno. Quelli che sembrano metalli sono legni in realtà. Quindi, però trattati in un certo modo, invece questa è pietra, la Sacchi di Rosa di Orsieri è la Sardegna. C'è un'opera che ti emoziona di più tra le tue?
No, emozionarmi di più un'opera no, ci sono delle belle storie legate ad opere che sono finite in luoghi prestigiosi che al momento invece all'inizio sembrava che dovessero rimanere sotto un tavolo, insomma, questo sì, quindi sono bei ricordi più che altro, soprattutto l'emozione di persone che hanno voluto fortemente un'opera, questo sì. Ci racconti qualcuna di queste storie? Ah beh, c'è una storia molto molto carina che io racconto spesso, che fa parte dall'altra parte del mio passato, che è una scultura dell'84, fu il primo marmo che lavorai, quella scultura non fu comperata in una mostra, mi ricordo per 350.000 lire, perché 300 me le davano, 350 no. Decisi di non venderla più. E quel signore tornò dopo 5 minuti proponendomi le 3,50, dissi no, a questo punto non la vendo più a nessuno. Mi rincontrò, mi offrì 500, non la vendo neanche a lui. E questa scultura finì dopo breve tempo su Arte della Mondadori, perché pubblicarono di spalla, non ero né conosciuto né famoso né niente, proprio pubblicarono di spalla questa scultura. Telefonò un signore da Bologna, mi disse voglio quella scultura, dissi non l'ho venduta per 1 milione, quindi vuol dire che non la vendo, io posso arrivare a 1,2, e da lì è arrivata a 7 milioni da sola con un signore di Palermo che mi disse la mando a prendere. Non l'ho venduta neanche in quel caso, era un puntiglio che mi ero preso, non perché fosse particolarmente bello o importante, semplicemente ho detto non la vendo più a nessuno. Se non che capitò un giorno nello studio l'ingegnere Di Bartolomeo, che è quello che ha fatto Saxa Rubra Roma, insomma il centro Rai, mi disse, guardò, vide questa scultura per terra in un angolo, visto che la volevo ripulire un po' dal fumo che avevo accumulato, io voglio quella, dico no, quella non si vende, e lui molto intelligentemente disse io capisco che i soldi non sono nulla e che dopo poco spariscono, si sfilò il suo Rolex d'oro dal polso, disse facciamo a cambio, dissi no, non voglio privare nessuno di un oggetto privato, per cui non la vendo. Storia bella che disse alla sua segretaria di chiamarmi tutti i giorni perché voleva quella scultura, questa signora mi chiamava tutti i giorni per 20 giorni circa. Poi decisi che ma non capisco perché non dovrei dargliela, visto che la vuole così tanto. Siccome la voleva veramente tanto, dissi che gliel'avrei venduta. Venne nel mio studio, emozionato, molto emozionato, tremavano le mani per prendersi questa piccola scultura. La storia bella è che questa scultura fu pagata con un assegno in bianco. E sopra non ci misi quella cifra perché non li valeva, ce ne misi molti molti di meno. Questa è un po' la storia di quella situazione lì. Ma ce ne sono altre storie carine. Com'è il tuo rapporto con la Sardegna? È un rapporto forte. Cioè io penso che non c'è uno scultore che non può rimanere affascinato dalla Sardegna, soprattutto dal centro della Sardegna, il centro nord. Io ho vissuto culturalmente vicino alla Valle dei Nuraghi, quindi tra Giave, Bonorba, Tiesi, dove tra l'altro a Giave ci sono due mie opere, una fontana che è il monumento alla civiltà agropastorale e una scultura a ventaglio che è proprio sopra la Valle dei Nuraghi, con le pietre sarde ovviamente, quindi cercando di rispettare quella che è la cultura del territorio, insomma io credo per la mia permanenza in Sardegna di essermi proprio inserito nella cultura sarda, nel senso che l'ho amata, ho pensato di viverci, quindi quando uno pensa di vivere in un luogo lo respira, lo fa suo. Quindi molti lavori sono lì e alcune opere presenti qui conservano le pietre sarde, come questo pannello che è jazz, che comporta la presenza di pietre sarde. Quindi la pietra sarda, che dall'altro è presente anche in questa scultura Mondo Libero, l'ho sempre sentita, sono fondali marini, quindi non puoi non sentirli proprio a pelle, sono pietre che si trovano in Sardegna, non sono vere e proprie cave organizzate, bisogna prendersi il sasso, tagliarlo, cioè è più complicato, però è anche per questo più affascinante, proprio perché ha questa sua complicanza intrinseca che porta l'artista ad essere. Vero è che io quando ho realizzato, mi ricordo, la fontana a Giave, la iniziai ad Olbia e l'ho finita vicino Ozieri. Quando era ad Olbia, praticamente questa fontana mi tagliavo gli spessori da solo, quindi non avevo neanche gli spessori, erano semplicemente il sasso, e magari passavo un giorno soltanto per farmi uno spessore di una pietra. Poi dopo lavoravo lo spessore, come gli antichi, ero arrivato a staccarlo con le zeppe come facevano gli antichi.
però uno scultore deve poterlo fare, perché lo scultore deve avere sempre l'umiltà nei confronti del mestiere. Lui ha utilizzato diversi materiali, però un rapporto raffinato con la materia è quella con il legno, probabilmente. Guarda, io vengo dalla pietra. La pietra è stato l'amore a prima vista, per cui ho visto le cave, mi sono innamorato della pietra, ho pensato che il mio percorso inizialmente fosse quello. Poi però, insegnando in accademia una materia totalmente teorica che portava i ragazzi a utilizzare più tecniche, più materiali, ho pensato che forse io non potevo essere in contraddizione dicendo la mattina delle cose e facendo il pomeriggio delle altre cose, come lavorare la pietra. Quindi è arrivato subito il legno o l'idea di mescolanza dei materiali. Certo, sempre salvando il fatto che comunque, per quanto riguarda aspetti urbanistici, architettonici, la pietra resta sempre comunque la pietra. Però l'ho fatto naturalmente, ecco, non è stata una forzatura. Volevo conoscere la materia, ho avuto la fortuna di aver lavorato vicino a dei bravi scalpellini, falegnami. Vero è che cito spesso il mio secondo maestro, no? Dopo Michelangelo Conte, è stato uno scalpellino di nome Vittorio, che magari può dire poco detto così perché è un semplice scalpellino, che mi ha insegnato una vera e propria filosofia di vita. L'ho anche accennato nel catalogo della mostra, che lui mi disse che la scultura è una specie di fantasma che deve vestire più abiti, non può vestire soltanto quello. E lui non mi ci vedeva come scalpellino, aveva visto che io potevo essere uno scultore, e mi disse: sperimenta, prova altri materiali, ma cerca di imparare a lavorare bene, perché è importante saper lavorare bene. Quindi lui mi insegnava la pulizia nei confronti del lavoro, il saper ragionare. Certo, non mi insegnava le teorie che non conosceva, però mi insegnava la pratica nella maniera giusta, in modo anche molto severo, perché era un bravo maestro in questo, non lasciava nulla al caso. L'unico dubbio che lui aveva è che io ero un mancino e che secondo lui i mancini non possono lavorare la pietra. Perché no? C'è una spiegazione, perché gli scalpellini storicamente hanno sempre lavorato a coppia, in due, no? Perché prendevano le lastre e le giravano. Io non potevo lavorare con nessuno in quanto mancino, quindi serviva un altro mancino come me. Poi un giorno dissi: peccato che Michelangelo era mancino. E a quel punto disse: vabbè, allora puoi anche lavorare, no? Però c'era questo aspetto molto molto curioso. Qual è il tuo concetto di arte? Il mio concetto di arte è che l'artista, come dicevo prima, debba stare all'interno della società e essere funzionale alla società in cui vive. Quindi non un'arte isolata. La mia arte è molto vicina all'architettura e al design, come dicevo, quindi posso costruire cose come pannelli, design, mobili. Non mi pongo un limite a questo, perché come ho spesso detto, ecco, la domanda è probabilmente giusta, la destinazione delle mie opere non è il museo ma la casa. Preferisco che venga vissuta la mia opera piuttosto che essere vista a distanza. Infatti in questo, come accennavo, le mie fontane sono testimonianza. Voglio che siano vissute, voglio che i bambini ci giochino intorno e anche dentro, insomma, se possibile. Quindi trasferire l'idea di arte al design per me ha significato e significa soprattutto mettere in relazione la società. Ci parli un attimo del surrazionale. Il surrazionale, ecco, è secondo me una bella novità, perché nel momento in cui c'è la tendenza, no, ad essere o estremamente teorici o estremamente pratici, poter combinare, far dialogare aspetti contrapposti e diversi, in fondo è una teoria che gioca sui valori opposti, no? Cioè, come dire, sui concetti polari, giorno e notte, caldo, freddo, scultura ma immagine, quadro, razionalità e immaginazione. Quindi perché l'artista dovrebbe essere soltanto una cosa sola? Questa è la domanda che si fece anche Bachelard intorno agli anni 30, no? Cioè, perché l'uomo deve essere soltanto uno? In fondo lui diceva: è vero che tutto il percorso, no, di scienza e di scoperte passa attraverso la logica, questo è normale che sia così, però è anche vero che la vera scoperta poi diventa illogica e arriva casualmente, e allora la casualità o l'immaginazione fa parte anche del mondo logico, quindi perché non comprenderla? Ah, nella mia idea
di arte e di scultura c'è proprio questo, cioè il comprendere un'idea immaginativa e logica. Come nasce la tua creatività? La mia creatività nasce, io ho avuto la fortuna di essere nato, no, in anni in cui i giocattoli ti ricostruivi da solo, quindi spesso erano gli immondezzai il luogo della creatività, dove tu assemblavi parti di cose per costruirle, per giocarci assieme, quindi era manipolare gli oggetti, era scoprirli, guardarli e scoprirli. Quando prendi un oggetto già strutturato, già fatto, a te tocca soltanto l'ultima fase, no? Ci puoi giocare e basta. Però mentre lo costruisci impari tante cose. Io ho costruito i miei giocattoli, ecco. Questo è stato il primo momento di creatività. C'è un'opera che ancora non hai realizzato ma che vorresti fare? Sì, sì. Allora, l'opera che vorrei fare è quella per un piazzale di una grossa concessionaria di auto, utilizzando i colori all'esterno, una grande opera ovviamente, composta di più colori, utilizzando i colori della marca dell'auto, quindi i bianchi, i gialli, i rossi, no, di quella marca, facendo vedere quei colori non soltanto sull'auto ma sulla scultura, quindi qualche cosa che, ecco, sia un diretto rapporto tra arte e società, anche di consumo, insomma, la società attuale, cioè è inutile nasconderci che poi il mondo va veloce e l'arte deve stare anche al suo passo, anche attraverso forme diverse. D'altra parte, quello che io utilizzo anche come materiali, come colorazioni, sono i colori della carrozzeria, i metallizzati che ritroviamo nelle auto, e questo mi fa sentire al passo con i tempi, mi fa sentire dentro questa società, dentro questo mondo, perché utilizzo vernici industriali opportunamente trattate che possono stare anche all'esterno, quindi come un'auto d'altra parte.